Allora, dunque, in questa bellissima location qui, ovvero il canale principale che attraversa Schiedam, vi leggo una notizia sulle misure che sono state prese dal governo olandese. Questo articolo lo trovate su Più31Mag, che è un giornale che scrive notizie sull'Olanda per gli expat, sia in inglese che in italiano. Allora, dice che l'annuncio del premier Mark Rutte e del ministro della salute De Jong è arrivato questa sera alle 19. Ieri c'è stata la conferenza. Il ministro Rutte ha parlato e ha detto quali sono i provvedimenti che metteranno in atto fin da subito, praticamente, cioè da oggi 14 ottobre, che è il giorno in cui sto registrando questo video. Giù in descrizione trovate anche i link agli articoli che vi sto leggendo e dai quali ho preso spunto. Che cosa ha detto il primo ministro Mark Rutte durante la conferenza? Ha detto: sarà un lockdown parziale. Questi provvedimenti quindi dureranno per 4 settimane. Che cosa succederà se non ci saranno dei miglioramenti dopo aver applicato questi provvedimenti? Il primo ministro olandese sostiene che probabilmente ci potrebbe essere nuovamente un lockdown in tutta l'Olanda, solamente se dopo 2 settimane la situazione sarà peggiore. Attualmente ci sono 1410 persone in ospedale e i contagi nelle case di cura sono raddoppiati. Le mascherine saranno obbligatorie nei luoghi pubblici interni, i bar, i ristoranti resteranno chiusi e sarà possibile ordinare cibo solamente da asporto. Inoltre, se esci con altre persone non puoi far parte di un gruppo di più di 4 persone. Gli eventi avranno un tetto massimo di 30 persone. Il ministro Rutte ha invitato nuovamente le persone dove, se è possibile, lavorare da casa. Ha dichiarato inoltre di non viaggiare verso e nelle zone arancioni. Però attenzione, perché il governo non proibirà alle persone di continuare ad andare in vacanza, anche perché in questo periodo probabilmente molti si prendono le ferie qui in Olanda, ma gli sconsiglierà di viaggiare nelle zone arancioni. Queste qui sono le alcune delle misure messe in atto dal governo olandese e sto registrando questo video, come prima vi dicevo, il 14 ottobre da questa bellissima location. Questa zona qui è una zona più commerciale dove ci sono soprattutto magazzini, e invece qui, come potete vedere, ci sono le barche. Su quell'altro lato lì invece ci sono delle bellissime... No, non sono villette, sono dei palazzi. Però ci sono anche delle villette che hanno la parte sul retro che ha l'accesso sul canale, fighissimo. Lungo questo canale si trova la sede della Nolet Distillery, che è una compagnia olandese che produce distillati, vodka e gin. La vodka che produce si chiama Kettle One. E questi qui sono alcuni degli stabilimenti della società Nolet Distillery. Sono tutti capannoni, magazzini. Questo qui è gigantesco. Penso ci siano anche gli uffici lì. Questo è il centro storico della città. Qui, come potete vedere, non c'è un'anima. 3 ragazzi di fronte a me. E tra un po' alle 8 chiuderanno tutti i locali. E questa è la vita, ragazzi. Si va avanti.